Es hat eine Zeit gedauert, bis ich Bäume wieder normal sehen kann. Ci è voluto un po' di tempo prima che imparassi a vedere gli alberi veramente. Und dann habe ich erst viele Dinge entdeckt, die ich im Buch beschrieben habe. E da quando ho iniziato ho potuto scoprire molte delle cose che poi ho scritto nel mio libro. Bäume sind viel sozialer als wir bisher gedacht haben. Gli alberi sono esseri molto più sociali di quello che abbiamo sempre pensato. Sie kämpfen nicht gegeneinander, sondern sie unterstützen sich bedingungslos. Non combattono tra di loro, ma si aiutano. Und deswegen werden die kleinen Bäume von ihrer Mutter über Wurzelverwachsungen gestillt. Gli alberi sono in grado di riconoscere i propri figli tramite le radici. Gli alberelli vengono allattati dalla propria madre tramite le radici. Können haben auch Gefühle. Gli alberi possono anche provare sentimenti. E si potrebbe dire che quasi sentono veramente il dolore. Nelle punte delle radici hanno delle strutture simili alle strutture cerebrali umane. Bäume können auch besondere Freundschaften schließen. E gli alberi possono stringere anche delle particolari amicizie. Und die bilden auch ein gemeinsames Wurzelsystem. E costruiscono anche un sistema comune di radici. Und wenn man einen von den beiden Bäumen fällt, e quando uno dei due alberi viene abbattuto, dann stirbt der andere auch oft. Muore anche l'altro. Der kann die unterschiedlichen Charaktere auch im Herbst in dieser Hecke sehen. E si possono notare bene le differenze del carattere di ognuno di loro. Es gibt also noch sehr, sehr viel zu entdecken und was für mich wichtig ist. C'è ancora tantissimo altro da scoprire e la cosa più importante per me. Dass Menschen Bäume anders sehen als nur in Form von Holz oder in Form von Sauerstoff. È che le persone imparino a vedere gli alberi non solo in forma di legno o di materia prima. Wenn wir Bäume einfach sehen könnten wie einen Elefanten. L'importante è che iniziamo a vedere gli alberi come se fossero quasi degli elefanti. Dann würden wir nicht nur mehr für die Bäume tun. Allora non solo faremo di più per gli alberi. Sondern wir hätten auch viel mehr Spaß mit Bäumen. Ma ci divertiremo molto di più anche con loro. Dankeschön.